Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe. È un periodo ricco di aggiornamenti questo per il gioco. Evidentemente Digital Extreme si sta preparando a rilasciare il carico da 90 con Fortuna e Real Jack. Intanto ha rilasciato la nuova operazione Progetto Pyrus, o Pyrus Project in inglese. Come sempre, naturalmente, questa volta è per PC, ma a breve arriverà anche sulle console, quindi amici, pazientate se giocate su console, ma vediamo subito di che si tratta. When the Grineer discovered we weren't like the other clones, they tried to destroy us. But you, Tenno, you took us into your relays, helped us recover, helped us build Steel Meridian. We want to give back. We've run the numbers, and we can spearhead the reconstruction of the destroyed relays. But this project is bigger than us, and we need all the help we can get. What do you say, Tenno? You up for this? Bene, praticamente la prima volta che loggerete in gioco riceverete questo messaggio di Cressa Tal degli Steel Meridian, che a quanto pare sono intenzionati a ricostruire almeno una delle stazioni che sono state ormai distrutte qualche anno fa dai Grineer. Per fare questo però ci chiede di superare un paio di ostacoli, diciamo così, e di fornirle le risorse necessarie perché non ce la farebbero da soli. Quindi innanzitutto ci dà questa ricetta per fare il montante della struttura e poi dovremmo fornirle delle altre risorse. Comunque andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, la missione, l'operazione è accessibile da qua, quindi c'è un tastino apposito sulla mappa stellare, oppure direttamente dalla Terra, perché su PC noi ricostruiremo la stazione Strata, come su Mercurio probabilmente su console dovrete ricostruire la stazione Larunda. Dipende insomma da quali sono le stazioni che i Grineer avevano distrutto sulla periferica su cui state giocando. Torniamo a vedere un attimo l'operazione. Le essenze, le varie risorse che dovremmo fornire agli Steel Meridian non si trovano dappertutto, ma soltanto su quattro pianeti, nello specifico Terra, Mercurio, Cerere e Saturno. Andiamo a vedere il sito di ricostruzione della stazione Strata, quindi sulla Terra, e vediamo che cosa dobbiamo fare per soddisfare gli Steel Meridian. Innanzitutto dovremmo sconfiggere tre volte il trio Gustrag. Poi dovremo contribuire 30 essenze Pyrus, quindi queste nuove essenze necessarie, soddisfare un incarico giornaliero di Cephalon Simaris e poi contribuire 5 montanti utilizzando la blueprint che ci è stata data. Andiamo a questo punto a vedere in che cosa consiste la blueprint. Nella nostra forgia, nella nostra fonderia dovremmo trovarla. Ah, qua intanto ho completato la destrezza Prime finalmente, meno male. Allora, andiamo a trovarla. Vabbè, facciamo una ricerca che forse facciamo prima per montante. Eccola qua. Quindi, come potete vedere, c'è una nuova essenza, questa essenza Trembera, che dovremmo poter ottenere sconfiggendo i nemici durante le missioni sui quattro pianeti interessati dall'operazione. Bene, detto questo, andiamo ad affrontare una missione e vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Oh, eccolo finalmente! Praticamente Cressa Tal ci avviserà nel corso delle missioni della comparsa di un nemico particolare che trasporta appunto le essenze Pyrus. Noi dovremo atterrarlo e catturarlo come faremo in una missione di cattura e lui ci darà appunto questa essenza. Chiaramente questo non fa molto piacere ai nostri cari simpatici amici Grineer e questo ci farà sguinzagliare contro il trio Gustrag, che comparirà molto più sovente durante le missioni su questi quattro pianeti e non sarà importante che noi abbiamo la loro bounty per farli spawnare. In questo caso spawneranno molto più soventi. Eccoci di ritorno sull'astronave. Andiamo a vedere nella nostra fonderia, dovremmo avere sufficienti essenze anche per fare il primo dei montanti. Quindi vediamo un po'. Dov'è? Eccolo qua. Vedete, essenze Trembera ne abbiamo ben 20. Questo perché uccidendo i nemici ci droppano normalmente. Quindi partiamo subito con il crafting. E adesso ragazzi andiamo a vedere il sito di costruzione della nuova stazione Strata. A quanto pare gli Steel Meridian sono già in fase avanzata con il cantiere, mi fa molto piacere questo. Quindi diciamo che il nostro intervento è più che altro per arrivare a conclusione delle operazioni. Eccoci qua,
Vi ricordo che siamo in un cantiere, quindi fate attenzione a dove mettete i piedi, ragazzi. Munitevi di caschetto e di tutte le protezioni necessarie. Vabbè, scherzi a parte, eccoci qua. Come potete vedere è ancora tutto un po', come dire, in fase cantieristica, quindi è tutto in fase di costruzione. Qui troviamo... Ah, ok, proprio Cressa Tal in persona. E quindi interagendo con lei, se riesco, perché ci sono troppi giocatori, vedete, qua vediamo lo stato di avanzamento dell'operazione e possiamo contribuire le risorse. Quindi abbiamo contribuito la nostra prima essenza Pyrus, possiamo contribuire anche i montanti, chiaramente non ce l'ho ancora perché è ancora in fase di costruzione della mia fonderia. E niente ragazzi, questo è il Pyrus Project. È molto interessante perché rende più vivo e dinamico il mondo di gioco. Finalmente si sta muovendo qualcosa, si sta ricostruendo una delle stazioni andate perdute. Io non posso fare altro che augurarvi buon farming e buona caccia e darvi appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!